Ciao a tutte, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. È una recensione un po' insolita sul mio canale, anche se non sarà insolitissima per le mie iscritte veterane da tantissimo tempo. Sto parlando della recensione di un libro. Io ho una grandissima passione per la lettura, o almeno lo avevo in passato. Negli ultimi anni ho accantonato la cosa per mancanza di tempo e perché non avevo più lo stimolo nella lettura. Ho deciso di acquistare questo libro su Amazon perché ho letto delle recensioni super super positive sia su Amazon ma anche sulla rete, sul web, e quindi ho deciso di dare anche io una chance a questa nuova scrittrice emergente, che si chiama Alice Sei. Questo libro lo trovate in formato ebook, quindi lo potete leggere sul vostro Kindle o sul vostro Kobo, ma anche semplicemente su PC, oppure come me in formato cartaceo, quindi libro stampato. Io adoro di più il libro stampato rispetto all'ebook perché mi piace molto l'odore del libro, sfogliare il libro e sentire sulle dita l'andare delle pagine, e quindi ho deciso di acquistare il libro. Il libro è di Alice Sei ed è il titolo Noi. Noi ovunque insieme. È un romanzo rosa e vi leggo la trama così da farvi un'idea di su che cosa si tratta questo racconto. Può una semplice conoscenza nata su internet aprire le porte sul vero amore? Sì, è possibile ed è quello che è successo a Sofia e Mattia. La loro dovrebbe essere una semplice avventura come tante ne possono nascere, se non fosse che lei ha 20 anni, sta con Marco da 2 e studia ancora. Se non fosse che lui è sposato, ha 18 anni in più di lei ed è un ingegnere affermato. Non si sono mai visti di persona, il loro amore è nato lentamente, messaggio dopo messaggio, videochiamata dopo videochiamata, fino al momento decisivo quando entrambi, approfittando di una breve trasferta di lavoro di Mattia, decidono di darsi appuntamento e conoscersi di persona. Mentre una romanticissima Verona si spalanca sulla loro storia d'amore, i due si troveranno ad affrontare i dilemmi più grandi di tutti. Prendere coscienza che la loro non è una semplice avventura, che è amore, quello che capita una sola volta nella vita, quello con la A maiuscola. Cosa succederà a queste due anime, disperse nell'infinito, alla ricerca da sempre l'una dell'altra e che finalmente ora si sono trovate e riconosciute? Entrate nella storia d'amore più romantica dell'anno. Partiamo dalla copertina. La copertina, secondo me, è super adatta al libro in sé. Leggendo capirete il fatto di questi due anelli, quindi secondo me già la copertina ha un punto a favore per questo libro. Mi è piaciuta molto l'impaginazione e anche il fatto che non sia uno dei soliti libri noiosi, ma che, come vedete, ha tutte delle fantasie sia nei capitoli ma sia in ogni pagina. Eccolo qua. Il libro come scrittura è molto molto scorrevole. Leggerete questo libro molto molto rapidamente. Nel giro di poche ore l'avrete mangiato, divorato. La storia prende moltissimo. È scritto in maniera molto semplice ma accurata nei minimi dettagli. La scrittrice si sofferma a descrivere nei minimi particolari le cose più importanti, gli scenari più importanti, le emozioni più importanti. Quindi non è quel libro noioso che si mette a descrivere qualsiasi punto, qualsiasi cosa. Lei si ferma sulle cose più importanti, sulle cose da focalizzare bene, sulle emozioni che vuole trasmettere. E questo mi è piaciuto veramente moltissimo. La storia è molto molto coinvolgente, infatti mi capitava per via di Giulia o per via di altre cose di dover interrompere il libro e stavo lì sempre col pensiero di voler ritornare subito a leggere il libro per continuare a leggere questa fantastica storia d'amore. Stiamo parlando di una storia d'amore tra Sofia, che è una scrittrice anche lei, che studia ancora all'università, però intanto è molto amante della scrittura e vorrebbe scrivere un libro.
Infatti anche lei è molto brava e in più è fidanzata da diversi anni con Marco, però la loro storia è diventata talmente abitudinaria che tra loro non c'è più quella scintilla, non c'è più quell'amore. Ed è dell'Emilia Romagna, se non ricordo male, zone di Modena. Mentre lui è Mattia ed è un ingegnere super affermato di Torino, della provincia di Torino, che è sposato, ha dei figli e queste due anime si incontrano su una chat, iniziano a messaggiare, iniziano a capire che tra loro c'è molto feeling e iniziano a scambiarsi i numeri e continuano a scriversi e a sentirsi giornalmente. Diventano l'ossigeno uno per l'altro, non riescono a stare giorni senza non sentirsi, quindi si sentono tutti i giorni. Arriva a un certo punto la possibilità di una trasferta per Mattia nella città di Verona e Sofia coglie subito la palla al balzo e decide di andare a questa trasferta con lui. Vanno insieme in questa trasferta, faranno il viaggio insieme, arriveranno a Verona e capiranno che il loro amore è con la A maiuscola, è un vero e proprio amore. Verona è descritta nei minimi dettagli, soprattutto per quanto riguarda i luoghi di Romeo e Giulietta e il loro feeling viene descritto molto molto bene dalla scrittrice che ci fa praticamente innamorare tutti, pagina dopo pagina. Non voglio più spoilerare niente su cosa succederà a questi due ragazzi, ma spero che la scrittrice prima o poi faccia la seconda parte di noi, perché spero di scoprire ancora di più la storia di questi due innamorati, che è rimasta secondo me un po' sospesa. Che dire, questo è tutto, a me è un libro che è piaciuto tantissimo, che vi consiglio, confermo tutte le recensioni positive su questo libro, se mai l'autrice vedrà questa recensione le faccio un enorme in bocca al lupo per il suo futuro da scrittrice e i miei migliori complimenti per questo romanzo che mi è piaciuto veramente tanto e che ho divorato nel giro di pochissime ore. Vi lascio nell'info box il link di Amazon, vi spedisce con Amazon Prime, quindi in pochissimi giorni avrete il formato cartaceo di questo libro. Se questa recensione vi è piaciuta e volete altre recensioni di altri libri, mettete un pollice in su e scrivetemelo qua sotto nei commenti. E sempre nell'info box trovate i miei link a Facebook e Instagram, seguitemi anche lì e se non siete ancora iscritti al canale, schiacciate il bottone iscriviti e azionate anche la campanella per non perdere tutti i video che caricherò qua sul canale. Vi mando un bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!